non voglio che mi critichiate. Per questo sono qui. Chi condanna una persona senza motivo e senza mai averla vista negli occhi, la condanna senza giustizia. Il dramma che ora vivo ha distrutto la mia vita. Ora tutto è finito ed ho perso la gioia di vivere. Vorrei soltanto morire. La persona nella quale credevo, il mio uomo, il mio sposo, quella persona è la peggiore che esista. Al mondo, fra tutti gli esseri viventi, la donna è la più disgraziata. Se non avesse una dote, non acquisterebbe il diritto di avere uno sposo e padrone per il proprio corpo e ancor di più. Se questo sposo è l'uomo sbagliato, allora per lei è finita, perché non ha la possibilità di ripudiarlo. Ma se egli è disposto a sopportarne la convivenza, ella può ritenersi veramente fortunata. Altrimenti per lei è meglio morire. L'uomo, quando si annoia, può uscire di casa, distrarsi con gli amici. La donna, invece, secondo le usanze, è costretta a vivere per il proprio uomo. Dicono che vivendo dentro è fuori dai pericoli, mentre loro invece fuori vanno a combattere. Non è vero! Se potessi evitare una sola volta di partorire, imbraccerei volentieri le armi. Lo stesso discorso non vale anche per te, cara nutrice. Tu qua hai la tua patria, la tua casa, i tuoi amici. Io invece sono sola, ripudiata dal marito. Non ho più mio padre né mio fratello, né una madre che mi possa confortare. Io pretendo da te il silenzio. Se riuscirò a vendicarmi del mio sposo, della nuova sposa e del padre che gliel'ha concessa, tu dovrai tacere. Una donna, alla vista delle armi, perde il suo coraggio perché ha paura. Ma quando si vede privata dei suoi diritti di donna, allora diventa l'essere più sanguinario.